Ciao Amadio, benvenuto. Come stai oggi? Oh, sto benissimo, guarda, fin troppo bene perché ho ridotto tutta la mia attività in un certo senso, è tutto sotto controllo, sono a Oh. casa. Io ogni volta che parlo con te, maestro, mi riappacifico con me stessa. Io credo che questa sia la definizione migliore. Parlo un pochino più piano, sono più equilibrata in ogni cosa, mi sento più presente e devo dire che questo effetto magico tu ce l'hai sia in presenza, perché l'ho sperimentato, sia poi a distanza. Quindi spero che, credo anzi, che questo effetto si stia già espandendo senza che tu abbia detto quasi nulla ancora. Però adesso voglio invece darti la parola e chiederti di darci una mano a capire come possiamo coltivare questa abitudine, un'abitudine alla presenza, alla vita, ok? Nella nostra quotidianità, siamo soprattutto nei periodi di difficoltà, siamo così presi da quello che è successo prima, che potrebbe tornare a succedere, quello che potrebbe succedere poi, che magari non è ancora successo, e la vita ci sfugge davanti agli occhi. Continuiamo a pensare a voler migliorare la nostra esistenza, ma ci dimentichiamo della base, e cioè il fatto di essere presenti in ogni piccola azione verso questo cambiamento. Come possiamo Certo. riuscirci? Innanzitutto la presenza è qui ed ora. E realizziamo la presenza quando usciamo dalle abitudini, perché le abitudini sono il passato e la presenza, lo dice la parola stessa, siamo nel presente. Per la cultura che professo io, la presenza è straordinariamente importante. Cioè, sembra quasi suggerirti che se non sei presente non stai vivendo. Le uniche cose che contano per noi sono quelle che accadono nell'istante che stai vivendo. E mi piace molto quella definizione che faceva Leonardo da Vinci quando parlava di presenza e ti diceva: l'acqua che tocchi nel fiume è l'ultima di quella che va, ma è la prima di quella che viene, quel puntino lì la presenza. E Leonardo da Vinci, straordinario com'era, ci ha lasciato questo esempio della presenza. Essere lì, in quel puntino, che 3 secondi dopo non c'è già più perché appartiene all'acqua che se n'è andata, hai capito? Quindi per noi è una cosa assolutamente fondamentale, appartiene al risveglio della consapevolezza e al risveglio di quel famoso testimone che sta dentro di noi, che noi chiamiamo Sakshin. Ecco, quando questo testimone si sveglia, io riesco a testimoniarmi la vita perché sono presente, quella è veramente vita che sto vivendo. Quindi potremmo dire, tu hai esordito dicendo la presenza inizia, adesso sto parafrasando, fuori dalle abitudini. Ma Sì. quindi, se noi dobbiamo coltivare o vogliamo coltivare l'abitudine ad essere presenti, come uniamo le due cose? Esiste un'abitudine alla presenza che sia sana e non meccanica? Beh, come tu sai, io sono insegnante, praticante di meditazione e la meditazione è proprio lo strumento migliore per sperimentare la presenza. Perché la meditazione più semplice comincia a riportarti sul respiro, per esempio, la meditazione Vipassana, che è la più antica del mondo, proprio per coltivare la presenza, semplicemente ti riporta sul respiro perché è un qualche cosa che si sta svolgendo in questo momento, il respiro. Poi capirai che c'è qualcosa ancora di più presente, che puoi essere presente con la coscienza, che il respiro è già qualche cosa, insomma, che ti porta verso un'abitudine, che ti lega a qualcosa che si sta svolgendo. Comunque la meditazione è lo strumento migliore, per coltivare la presenza. E quindi abitudine e presenza possono andare un po' a braccetto oppure no? A me la parola abitudine mi riporta al passato e quindi è lontano da quello che forse tutti e due intendiamo, cioè essere presenti significa proprio essere qui ed ora, e l'abitudine è qualcosa che mi collega, mi tiene appiccicato qualcosa che è già avvenuto. Ok, quindi se dovessimo
Coltivare, se dovessimo scegliere un termine diverso, un termine migliore, in effetti io non amo la parola abitudine perché di solito implica una sorta di meccanicità e l'abbiamo visto nella parte precedente di questo evento, c'è una meccanicità utile perché è chiaro che l'abitudine a lavarmi i denti è una meccanicità utile, però all'interno di quell'abitudine, cioè mentre io mi sto lavando i denti, che è parte di una, se vogliamo, gesto automatico, potremmo dire che possiamo spruzzarci sopra un po' di presenza per renderla, per mantenerla un'abitudine, perché sempre abitudine è, ma spruzzarla di consapevolezza. Quindi potrebbe essere questo un modo per unire consapevolezza e abitudine. Assolutamente. Se uno comincia a pensare alla meditazione, immagino una persona seduta in una certa posizione con gli occhi chiusi che sta meditando. Questo è lo strumento che ti allenerà poi a essere presente nella vita, perché io posso essere presente lì e nel qui e ora, anche mentre sto svolgendo un'attività. Noi chiamiamo questo tipo di attività karma yoga, cioè attività con presenza, capisci? In qualsiasi istante io posso, se l'ho coltivato, se si è sviluppato, se il mio sakshin, se il mio testimone si è risvegliato, io posso essere presente in qualsiasi cosa faccio e sto meditando anche in qualsiasi cosa faccio quando sono presente. E cosa succede nella mia quotidianità se ad esempio io comincio a lavarmi i denti con più presenza o se comincio a cucinare con maggior presenza? Quindi se spruzzo di presenza le mie abitudini? Che si alzerà la qualità di quello che sto facendo. E la presenza è quello che mi consente anche ora, mentre parlo, di potermi evolvere, perché se sono presente in quello che dico, quando chiuderò questa piccola intervista con te, potrò, grazie alla presenza, rivedere il mio vissuto e potrò migliorare in questo modo. Vedrò quali saranno state le parti forse che io riesco ad approvare perché mi sono venute meglio, e le parti che non mi sono piaciute lo vedo grazie alla presenza che ho tenuto nell'azione. Quando è passata l'azione, io posso così fare le somme di come sono andato in questo momento che abbiamo passato insieme. Cambia completamente il modo di vivere se uno risveglia la sua capacità di presenza, sta testimoniando la sua vita. Tu, se vuoi capire cosa sta accadendo in una cosa, lo puoi capire solo se tu sei testimone e, tra l'altro, possibilmente non identificato in quello che stai facendo. Testimoniarla la vita, quella è la presenza. Mi hai capito? Questo significa che se io, per esempio, voglio abbandonare delle abitudini che so mi stanno facendo del male, penso all'abitudine di mangiare in un certo modo, all'abitudine di fumare, l'abitudine di non muovermi mai perché si sta comodi seduti sul divano, l'abitudine a dire non ho tempo per prendermi cura di me stessa, ad esempio, con un pizzico di presenza posso intuire che forse la vera causa, il vero ostacolo al cambiamento sono soltanto io e quello che continuo a dire a me stessa. Com'è che con la presenza possiamo cambiare delle abitudini che non ci stanno più bene, che non ci fanno stare bene? In parole povere, rendendoci conto che queste abitudini sono malsane o che ci fanno male o che sono inutili, perché la presenza mi fa rendere conto se un'azione è valida o no. Finché non son presente, l'hai chiamato un'azione automatica, come il respiro potrebbe sembrare un'azione automatica, giusto? Io potrei avere un difetto respiratorio e continuare senza rendermi conto a portarlo avanti. Sarà la presenza che mi darà una buona qualità del respiro, che mi renderò conto, capito? Allora, è la consapevolezza che mi fa migliorare, è proprio questa presenza che mi fa migliorare. Mentre dormo non posso migliorare, posso migliorare mentre sono sveglio, mentre mi sto rendendo conto di quello che sto facendo. Mentre dormo ovviamente è un dormire metaforico, giusto? È il dormire del non essere presente. Della consapevolezza, questo intendevo dire. È fondamentale per la qualità della vita, il risveglio di questa presenza è determinante ai fini della qualità della vita che vivrai e che ti renderai conto che stai vivendo. Mi hai capito? Sì. Cioè, per alcuni miei maestri non essere presenti con la consapevolezza era come destinare quella parte della vita a nulla, perché
era come non viverla, secondo loro. Io concordo, quando non sono presente è come non vivere una cosa. Quando non sono presente al respiro, non mi rendo conto di come sto respirando, e per cui il respiro ha uno svolgimento abitudinario automatico. E a quel punto lì può conservare dei difetti, visto che respiriamo da 16 a 22.000 volte al giorno. Se c'è un difettino lì, lo ripetiamo 22.000 volte al giorno senza renderci conto. Invece la presenza mi fa individuare quel difetto e mi fa venire voglia, perché ognuno di noi ha una spinta dentro di sé che lo manda verso il bene, perché la natura è questo. La natura cerca gioia, cerca piacere, cerca come salute, no? E devi armonizzarti con la natura e volere quello. Quindi io, con la mia presenza, mi rendo conto: ma come sto respirando? Devo correggere la mia respirazione? Sono stato chiaro, Cecilia? Sì, mi chiedo perché è così difficile, perché se nel momento in cui descriviamo l'essere presenti, uno dice, ah, vabbè, cosa ci vuole, no? Adesso per i prossimi, poi ci mettiamo magari 5 minuti, questa può essere una sfida che lanciamo a chi ci sta ascoltando, proviamo a restare presenti 5 minuti, no? In qualunque cosa stiamo facendo, proviamo a prestare attenzione e probabilmente non ce la faremo, 5 minuti sono di presenza, sono tantissimi. Perché è così difficile? Perché non siamo stati creati con un meccanismo per cui bastava schiacciare il pulsante presenza? No, 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 noi siamo stati creati giusti con gli strumenti giusti. È di peso da noi alterare il buon funzionamento di questi strumenti. Per esempio, la mente oggi si ritrova molto accelerata, ma perché l'abbiamo consentito noi che si accelerasse. Cioè, se io mi metto davanti a una televisione e sto guardando una pubblicità e un'immagine è già lunga dopo 4 secondi, vuol dire che sto allenando la mia mente ad assistere a una storia che dura 1 minuto con delle immagini che prima passavano una al minuto, adesso ne passa una ogni 4 secondi. La mia mente si è accelerata, ma non vi preoccupate, non vi spaventate. Lo yoga, l'Ayurveda sono pronti a darvi forme di allenamento per ritrovare quella presenza, cioè strumenti che noi chiamiamo dharana, cioè esercizi di concentrazione, anche molto semplici, anche semplicemente addestrandosi a fissare una cosa, per esempio, a fissare un puntino, no? Senza arrivare a forme, come vi posso dire, esagerate, perché stiamo lontani dal fanatismo, che domani mattina vi svegliate e cominciate a fissare un puntino e poi andate incontro a uno sbilanciamento in quel senso lì. No, 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 abbiamo strumenti da più dolci, meno dolci, più intriganti, ne abbiamo alcuni geometrici che si chiamano Yantra. Tra vuol dire strumento di restrizione, perché la nostra mente ha una tal confusione, una tal presenza a proposito di tante immagini, e perde di focalizzazione in questo modo. La presenza è focalizzazione, cioè io dal molto passo a una sola cosa, e quando sono presente in una sola cosa, quella cosa siamo sicuri che la farò bene. Quando ne faccio tante tutte insieme, tutta la mia energia si è dispersa su mille cose e non faccio niente. Quindi arrivare piano piano ad una focalizzazione, cioè arrivare dal molto a un puntino, a una capacità di mantenere l'attenzione e la mente concentrata su una cosa, quello è il segreto della presenza ed è il segreto della vita, perché vuol dire che allora io sono capace di essere presente alla mia esistenza in ogni istante. Allora, partiamo da, hai menzionato alcuni di questi dharana, strumenti. Partiamo dal primo, il puntino. Cosa facciamo? Cosa dobbiamo fare? Guardate, cosa molto semplice, poiché desidero che facciate questi esercizi, ma che siate supportati da una certa calma e non si provochi in voi un'ossessione, allora perché non facciamo così? Allora, disegniamo un quadrato, che se c'è un simbolo che mi pacifica per la sua perfezione, tutti i lati uguali, che mi mette in sama, come diciamo noi in sanscrito, è proprio il quadrato. Quindi il quadrato fa parte dell'immagine che mi darò, perché mi suggerisce la calma giusta. Al centro di questo quadrato, unendo gli angoli, no? Con le diagonali, al centro di questo quadrato metterò un puntino e farò degli esercizi,
con molto rispetto verso me stesso, perché il primo accenno di stanchezza mi fermo. Qua lo yoga è molto dolce e molto moderato. Sbagliamo quando noi vogliamo così affrontare le cose con la forza con cui lo affrontiamo un certo modo di vivere, no? Quindi faremo così, costruiremo questo quadrato che mi dà un senso di pace. Mi siedo davanti a questo quadrato, l'avrò collocato sul muro all'altezza dei miei occhi, al centro perfetto di questo quadrato ci metterò un puntino. Fisserò questo puntino con dolcezza, io stesso sono ben disposto, tranquillo. Fisso questo puntino con dolcezza, il quadrato intanto di lato mi suggerisce una certa calma, un certo equilibrio, una certa armonia. Quando sarò stanco, chiuderò gli occhi. E porterò questo puntino a questa altezza perché mi verrà facile, no? Questo è un centro speciale, come tutti sapete. Chiudo i miei occhietti. Quando non mi sento più così stanco, li posso riaprire e procedere con l'esercizio. Posso fare alcuni giorni così, e poi, siccome l'uomo si annoia un po' perché oggi è super accelerato, allora quando sono stanco, cambio strumento, prendo un altro strumento di perfezione meravigliosa. Se c'è uno strumento di perfezione meravigliosa che tra l'altro rappresenta l'unità del maschile e del femminile in perfetto equilibrio, è proprio un cerchio, che è come il nostro respiro. Inspiro, è il lato del cerchio che sale, espiro, è il lato del cerchio che scende. Però vedete che sto scegliendo delle forme geometriche pacificanti al massimo, il cerchio è così perfetto. Non ha irregolarità. E io di nuovo costruisco questo centro, questo cerchio, al centro ci pongo un puntino e faccio lo stesso esercizio. E posso evolvere questi segni fino a che mi viene da suggerirvi uno dei più belli yantra che rappresenta l'unione del maschile e del femminile, quindi la pacificazione addirittura della parte del maschile e femminile, della diversità che sta in voi. A un certo punto disegnerò due triangoli equilateri all'interno di questo cerchio e potrò insegnarvi anche come disegnate due triangoli equilateri, uno con la punta verso il basso che rappresenta il femminile e uno con la punta verso l'alto che rappresenta il maschile. Lì al centro di nuovo un puntino. E questa forma eserciterà una sua suggestione in me perché so che c'è un quadrato all'esterno con un cerchio all'interno, due segni di pace e di perfezione perfetta, e poi due triangoli che rappresentano la diversità che sta in me, sovrapposti, riappacificati, uniti al centro un puntino. Questo yantra si chiama Yantra di Shiva e Shakti, e lì potrei esercitarmi 10 minuti al giorno, per giorni, e sarà un simbolo che mi aiuterà a coltivare la mia presenza, farà uscire tutta la mia capacità di consapevolezza. Ecco, provate, è di una semplicità estrema. Maestro, una domanda. Io intanto ho disegnato il quadrato, il tondo e anche i due triangoli. E mi veniva in mente questa cosa. Nel momento in cui io osservo questo puntino, mi accorgo, come succede magari quando provo a meditare, a chiudere gli occhi, che inevitabilmente la mente mi si affolla di pensieri. Che cosa faccio? Se succede nel giro di poco e mi viene voglia di buttare tutto al vento perché dico, vabbè, questa cosa non mi funziona. No, no, io non voglio che ingaggiate una battaglia con quello che sta arrivando, perché il segreto sta nell'accettare altre presenze, però nel non identificarsi, questo è il segreto. Cioè mi viene in mente anche, non so, un fatto che mi è accaduto ieri, lo lascio arrivare. Il primo passo è quello dell'accettazione anche della confusione. Però rimanere nella confusione, in quello stato di disidentificazione, in quello stato di spettatore, è quello che mi farà e mi regalerà la presenza, saprò di essere. E solo nel momento in cui sono presente mi rendo conto veramente di tante cose che ho perso nel momento in cui ero immerso nelle abitudini o nel mio passato. Quindi il passato mi serve, ho scritto anche un libro. Apprendere il passato, vivere il presente, prepararsi al futuro,
vivere il presente, questo, proprio questo atto di presenza che devo fare, devo imparare dal passato, quindi non devo cancellare niente, devo accettare quello che c'è stato, ed è anche non sempre molto semplice accettare quello che c'è stato, perché ci sono state cose dove non mi sono piaciuto, e per cui introdurre anche un atto di perdono verso gli errori che posso avere fatto, accettare, ma accettare significa mettersi in pace per vivere il presente, perché è nel presente che costruirò il futuro. Il futuro lo faccio qui e ora, nelle mie scelte di questo istante qua. Mi hai capito, Cecilia? E questo è una questione di accettazione. Riflettete molto su questa parola qua, Riflettete molto. Possiamo fare un esempio pratico? Mi vengono in mente tre abitudini, ad esempio, che possono essere legate ad una qualche forma di dipendenza, e ne ho scelte tre che secondo me ci toccano più o meno tutti, chi più una, chi più l'altra, chi una sola, chi tutte e tre o quello che è. Allora, una per esempio, diciamo che le ho scelte perché la dipendenza da queste abitudini poco sane spesso è una dipendenza che magari è iniziata con un'azione, una scelta nostra di comportarci in un certo modo, mancanza di presenza, abbiamo imitato qualcuno, oppure abbiamo, diciamo così, lasciato viaggiare le emozioni e ci siamo fatti in qualche modo guidare dalla rabbia, dalla tensione, abbiamo fatto certe scelte. Ad un certo punto però questa abitudine si consolida perché entrano in gioco altri fattori esterni. Mi viene in mente ad esempio una dipendenza dal fumo. Io inizio per imitazione, perché non sono presente nelle mie azioni, ad un certo punto però la nicotina mi crea una dipendenza da questa abitudine. Idem per mangiare in maniera poco sana, nel momento in cui lo zucchero o i cibi raffinati in qualche modo mi scatenano questa voglia di mangiare altro di quella roba, io ad un certo punto sono in balia. Lo stesso per il telefonino. Tu hai parlato della mente accelerata. Siamo veramente in una situazione drammatica quando guardiamo a come siamo abituati a trascorrere ore e ore e ore al giorno davanti ad un dispositivo come quello che è lo smartphone, che danneggia la nostra abilità di concentrarci, di relazionarci, di ascoltarci. Ecco, però è stato fatto in un certo modo quel telefonino, per cui ho le notifiche, ho WhatsApp, ho i messaggini, e continuamente questo senso, questa voglia di gratificazione istantanea e immediata scatta, e io non riesco a rompere l'abitudine. Anche se sono presente una volta, non lo sono per altre 100. Quindi come facciamo ad unire queste cose? Come rompiamo la catena partendo da oggi, domani, dopodomani, continuamente? Certo, io già vi dico che la parola dipendenza mi allontana dalla libertà. Cioè, liberi siamo quando siamo nella presenza, nel qui e ora, e viviamo qui nel presente, liberi di poter essere presenti, ok? E non di dover dipendere da qualcosa, da qualcuno. È possibile liberarsi, però non pensate, è possibile, non facile, perché si è creato una memoria in me. Io magari mi risveglio e dico, mi risveglio grazie alla presenza, ti risvegli e vedi effettivamente che il fumo ti fa male. A quel punto vorresti smettere, però la tua volontà è anche forte, puoi iniziare, ma ci metterai 7 anni, bisogna anche essere sinceri e dire che non è tanto semplice, per smettere completamente di fumare, perché tu hai ripetuto quel gesto una quantità di volte, hai creato una memoria così forte che ti ritornerà per 7 anni, e vi spiego perché. Perché ci mettete 7 anni a cambiare tutte le cellule del vostro corpo. E quindi ogni cellula del vostro corpo ha accettato in quel momento, quell'aggregato, ha accettato quella realtà qua. Ha incluso il fumo, per cui ogni cellula si ricorda del fumo, ha memoria del fumo e ha creato un comportamento con la presenza del fumo. Adesso glielo togliete e le cellule si sbilanciano, non capiscono più niente e hanno bisogno addirittura di andare incontro a un cambiamento che magari in vita non gli è neanche possibile. Infatti dovete aspettare 7 anni per poter dire sono libero dal fumo. State attenti alle abitudini, invece, che sono, a volte sono quelle che vi negano la libertà proprio, le abitudini.
entrate meno possibile nelle abitudini invece e cercate, ecco, proprio di essere qui e ora, nel qui e ora, nel presente, perché è nel presente, se siete liberi state costruendo il vostro futuro di migliore qualità nella piena libertà. Sono stato chiaro, Ceci? Chiarissimo, maestro. Mi è piaciuto molto, credo che ad un'ama non ne avessimo mai parlato, di questa... non abbiamo mai avuto il coraggio di parlarne in maniera così diretta, no? Del fatto che le abitudini ci portano lontano, ci allontanano dalla libertà. Certo, ci sono appunto dei rituali, delle routine che sono importanti, che dobbiamo tenere perché ci aiutano, ci semplificano la vita, ma se riusciamo a seguirle con un certo livello di presenza, la qualità di tutto quello che facciamo può stravolgersi, può trasformarsi in positivo. Cecilia, lasciami anche dire una piccola cosa, scusami se ti interrompo, perché adesso stiamo anche prendendocela coi telefonini, coi televisori. La creatività del divino è molto presente in quegli oggetti lì, quindi state attenti che sono oggetti sacri, anche un telefonino è frutto della creatività e non c'è niente di meglio che rappresenti il divino che la creatività. Quindi non è in sé il telefonino che è il mio nemico, è il come uso il telefonino che potrà danneggiarmi, il come uso questo strumento io. Perché guardate, io ieri ho fatto alla mattina un bellissimo intervento in India e il pomeriggio un intervento in Argentina, sono dalla parte opposta l'uno dall'altro su questo pianeta e io vedo questo come una cosa meravigliosa, per esempio, però avere la capacità di essere così liberi che ogni tanto appoggio al telefonino e posso anche non rispondere o posso premere quel tasto che spegne il televisore, questo è quello che semmai dovete fare, che la natura vi ha concesso la capacità di scegliere, la capacità di poter dire questo oggetto lo uso a mio favore e non a mio sfavore. Mi capite? Scusami se ti ho interrotto, ma è importante perché oggi tutti discutono, vedono questi oggetti come i nostri nemici. Siamo noi i nostri nemici, non gli oggetti. Gli oggetti sono il divino, un computer. Io ci vedo Dio dentro un computer, perché c'è tutta la creatività di tante persone che hanno inventato questo computer. Ma sono io che decido se vivere nel presente, se vivere libero o non vivere libero. E l'uso che farò di questi oggetti che diventa determinante. Grazie maestro, credo che questo promemoria sia la conclusione più importante, perfetta per la nostra chiacchierata insieme, quindi abituiamoci a fare attenzione a come facciamo quello che facciamo e a come utilizziamo quello che abbiamo in mano a seconda di qual è lo strumento di cui stiamo parlando. Grazie ancora maestro, è stato bellissimo averti qui come sempre. Namaste.